Francesca Bernabini, presidente di Federdanza Agis, è reduce da 2 giorni un convegno a Torino su, diciamo, sul tema preciso era la creazione di una piattaforma per la danza. Il convegno è stato organizzato in collaborazione tra MIBAC, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e Federdanza Agis. Ed è una delle prime volte che si crea una relazione così diretta tra questi due enti. Qual è la novità? Allora, la novità è che per la prima volta il Ministero, assieme a Federdanza e a Torino Danza, che ha ospitato e ha collaborato alla realizzazione di questo convegno, si sono seduti assieme, attorno ad un tavolino per, identificare e strutturare queste 2 giornate di convegno, che avevano quale preciso scopo quello di identificare, di verificare, e di creare un profilo di una possibile, ipotetica piattaforma della danza italiana, una piattaforma che dovrà avere come obiettivo quello di valorizzare il brand italiano, cioè la creatività delle compagnie dalle più giovani alle più affermate. È una modalità nuova perché proprio il Ministero non si è posto come organizzatore dall'altro, semplicemente finanziatore o patrocinatore di un convegno, ma hanno partecipato attivamente ai lavori sia nella stesura iniziale sia poi alla fine nel delineare assieme a me e raccogliere tutti gli interventi per tracciare delle conclusioni e ipotizzare un progetto, appunto. Al convegno hanno partecipato come relatori membri diciamo, della compagine delle compagnie di IDAP, della distribuzione, quindi circuiti festival. Certo. Sono stati portati degli esempi concreti di piattaforme o degli esperimenti di piattaforme avvenuti in Italia, Certo. e c'è stata anche una parte relativa a piattaforme già avviate in Europa. Ma prima di tutto, per chi non lo sapesse, che cos'è una piattaforma, qual è la differenza tra piattaforma e vetrina? Sì, prima ancora di spiegare cos'è una piattaforma, mi preme evidenziare che oltre appunto a rappresentanti del settore danza, per la prima volta hanno anche partecipato illustri esponenti di altri mondi, che sono quelli della prosa e della musica, cioè perché purtroppo dal punto di vista ministeriale lo spettacolo è molto segmentato e diviso a compartimenti stagni. Invece c'è stata proprio la loro partecipazione proprio perché nel delineare un'ipotetica piattaforma che vuole appunto creare nuovi spazi e nuove opportunità per la valorizzazione della danza italiana si possono aprire nuovi mercati che vanno dai teatri stabili, pubblici e privati, teatri di innovazione, teatro ragazzi, spazi che solitamente sono poco propensi ad ospitare la danza non per cattiva volontà, ma per barriere ministeriali che speriamo, anche grazie a questo convegno, saranno abbattute a breve. Allora, provando a spiegare che cos'è una piattaforma, prima cosa, questo convegno proprio voleva intanto interrogarsi se poteva essere utile o no, cioè se noi come settore danza abbiamo realmente bisogno di una piattaforma. Allora, una piattaforma, alla fine siamo tutti d'accordo, siamo stati tutti d'accordo che una piattaforma è necessaria, come non risolutrice di tutti i problemi della danza assolutamente, ma come segmento di una strategia politica, culturale condivisa all'interno di un sistema danza che vuole rinnovarsi e in continua evoluzione. Una piattaforma quindi è all'interno di una nuova logica di sistema e di interdipendenze che vuole valorizzare la danza italiana. Cos'è una piattaforma? È un'occasione in un tempo molto breve, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, molto bisognerà ancora lavorarsi, nella quale vengono presentati i lavori delle compagnie italiane di fronte al pubblico privilegiato, in questo caso non è proprio il pubblico normale, ma è un pubblico selezionato di operatori, barra compratori, non solo italiani, ma anche esteri. È un'occasione per mettere in contatto domande e offerte per far conoscere agli operatori italiani e stranieri il meglio della produzione italiana di quell'anno, in modo da che gli operatori possano in un tempo preciso avere un'idea molto chiara di qual è l'offerta e possano tranquillamente comprare
giro di un anno, una stagione, due stagioni, o conoscere e quindi comprare e portare sui loro territori il prodotto danza. Per cui è un meccanismo, è una specie di borsa che mette in contatto la domanda con l'offerta. E allora, dei temi emersi, allora tu hai già un po' parlato del tema dell'interdisciplinarietà che è emerso da più voci. Altri due temi che sono si sono rivelati importanti sono quello dell'accesso, che è stato un po' fatto presente dalle tre rappresentanti di IDAP, quindi come una compagnia effettivamente viene selezionata, e il tema della sostenibilità, quindi del futuro della piattaforma, cioè affinché questa piattaforma non sia una cattedrale nel deserto, ma si inserisca in un sistema più ampio. Il convegno è stato particolarmente interessante perché, al di là di riconoscere appunto la piattaforma come uno dei tanti strumenti, non l'unico, uno degli strumenti per la promozione del brand italiano in Italia e all'estero, diciamo che i lavori hanno delineato quelle che devono essere delle caratteristiche e un profilo di una piattaforma. In primo luogo, che deve essere una piattaforma funzionale sia al mercato italiano che al mercato estero. La qualità si è deciso ed è unanimemente è stato detto che non è che chiunque si svegli la mattina può partecipare dal punto di vista spettacolare nella proposizione dei propri lavori, ma ci deve essere un criterio selettivo basato sulla qualità. La qualità e i criteri che determineranno la qualità dovranno essere identificati, e questo farà parte di un lavoro che adesso nei prossimi mesi porteremo avanti sempre assieme al Ministero, in cui le compagnie dovranno loro decidere quali sono i criteri in base ai quali vogliono essere selezionate, per cui i criteri saranno condivisi tra operatori e compagnie. Assieme ci si metterà attorno a un tavolino per determinare quali sono dei criteri il più possibile oggettivi, nella convinzione tutti che dei criteri realmente oggettivi non esistono per determinare la qualità, però il più oggettivi possibile, questo qui sicuramente è un risultato al quale si può tendere. Dopodiché la selezione non vedrà invece la produzione, cioè la produzione non giudicherà se stessa, ma sarà una commissione di operatori di settore rappresentativi di vari mercati, potrà essere un operatore straniero, operatori ovviamente rappresentanti di circuiti, rappresentanti di varie tipologie di teatro, dall'innovazione ai ragazzi, la sperimentazione, rappresentanti di festival, di vetrino e di rassegne, quindi una rappresentanza molto allargata che si siederà attorno a un tavolo, esaminerà le domande di partecipazione alla piattaforma e identificherà quali sono le compagnie che per quell'anno meritano di essere portate in piattaforma. Alcune direttamente attraverso proprio spettacoli, però noi abbiamo anche immaginato, proprio per allargare la possibilità a quante più realtà possibile, anche uno spazio fieristico di un certo livello, cosa che avviene già in molte piattaforme straniere, dove compagnie anche attraverso video, materiali eccetera possano entrare in contatto con gli operatori, sempre attraverso selezione. Abbiamo identificato anche che una piattaforma dovrebbe essere proprio il criterio di selezione, deve essere quanto più possibile allargato, e le compagnie in scena devono rappresentare credi estetici, filosofie molto diverse, cioè devono essere diverse anche per dimensioni, estetica, dal contemporaneo al neoclassico. Non vogliamo barriere a priori, proprio per questo no alla direzione unica di un unico direttore artistico, che ovviamente, come qualsiasi direttore artistico di vetrina, festival o rassegne, opera una scelta personale. Qui invece una scelta il più possibile condivisa. Abbiamo detto una piattaforma biennale con un'annualità di passaggio in mezzo, proprio per sviluppare una progettualità di tanto una progettualità in modo che la piattaforma non diventi, come è stato detto, una cattedrale del deserto, ma sia una reale opportunità per cui perseguire anche il percorso. Non so, tanto per fare un esempio, una compagnia viene comprata da un operatore estero, nell'arco dell'anno si può accompagnare anche la compagnia nell'essere promossa in quel certo territorio, anche
collaborazioni per trovare i soldi per permettere poi la realizzazione delle tournée, tanto per fare un esempio. Quindi una piattaforma biennale, una piattaforma itinerante, in modo che sia anche un'occasione, cioè non sempre fissa in una sola città, sicuramente però in una città che consenta di avere spazi adeguati, per cui diversi teatri, una rete di teatri tanto da permettere l'allestimento contemporaneo di più spettacoli, una città che sia facilmente raggiungibile, una sede con un'ospitalità molto forte. Il ruolo del Ministero, anche è stato detto, è identificato come sicuramente un cofinanziatore e un facilitatore di rapporti, non solo in Italia ma anche all'estero, e grande partecipazione anche di regioni e territori. Possibilmente, questo mi ha fatto anche piacere sentire la parola degli assessori, insomma, dei vari assessori alla regione Piemonte che hanno partecipato, anche una disponibilità affinché non sia solamente la regione che ospita ad intervenire, ma anche si riesca a creare una rete tra le regioni, tanto che più regioni anche per macro aree possano aiutare e sostenere la progettualità. Questo diciamo in sintesi. Oltre alla piattaforma in sé per sé, chiaramente sono state delineate nel corso dei vari interventi anche tutta una serie di azioni post piattaforma che credo siano particolarmente significative, cioè nel senso anche dal punto di vista dei decreti, del rinnovo dei decreti, creare le condizioni affinché realmente si possa stimolare un mercato sempre più allargato con anche nuovi teatri, nuovi spazi teatrali disponibili. Scusate, interrompo un attimo, tu hai parlato di rinnovo dei decreti, sì. Perché si è anche detto un po' nel convegno che è un periodo in cui c'è una volontà anche politica di rinnovare assolutamente il sistema. Con finanze sempre più ridotte, non tanto a livello ministeriale quanto da parte soprattutto di regioni, province, comuni e territori, è chiaro che urge facilitare e creare un vero sistema, cioè le risorse devono essere utilizzate al meglio proprio per non penalizzare poi gli operatori. Urgono assolutamente delle riforme, è chiaro che una riforma dei decreti è un tampone, una sutura, non è una vera e propria riforma che potrà avvenire solamente attraverso una nuova legge. Ma noi abbiamo bisogno qui immediatamente subito di tutta una serie di riforme che rendano più facile la vita agli operatori, per cui già dalle prossime settimane si apriranno, si stanno già aprendo dei tavoli con tutti quanti i settori dello spettacolo per provare a attualizzare il sistema, non a stravolgerlo completamente, proprio perché una riforma radicale necessita di una legge. Decreti sono sempre decreti attuativi di legge e il nostro riferimento purtroppo è sempre la legge 800, però nell'ambito di quel che si può fare, trovare delle piccole / grandi riforme, tra cui appunto quella di cui che riguarda maggiormente il nostro settore e di cui si è parlato, è appunto l'apertura e l'interdisciplinarietà, cioè la possibilità per i teatri che oggi sono finanziati nel sistema della prosa di poter ospitare anche la danza, cioè di veder riconosciuta l'ospitalità della danza all'interno delle programmazioni ai fini delle sovvenzioni ministeriali, tra le altre anche per i festival, trovare il modo affinché un festival interdisciplinare non debba fare una domanda per la prosa, una per la danza, una per la musica, laddove appunto ha una programmazione mista e non solamente settoriale. Tra le tante, anche per le compagnie, noi chiediamo un maggiore riconoscimento nell'ambito dell'attività delle recite fatte all'estero, proprio perché noi crediamo che il mercato della danza sia un mercato europeo, per cui almeno il riconoscimento pieno degli spettacoli che le compagnie riescono a fare all'estero, o perlomeno insomma aumentare, attualmente c'è una percentuale del 10%, noi vorremmo sicuramente un maggiore riconoscimento perché vogliamo sentirci in Europa.
questo per dare un piccolo assaggio di richieste urgenti che certo non cambiano il sistema, ma renderebbero compagnie, operatori, eccetera, la vita sicuramente più tranquilla e più la possibilità di lavorare meglio, questo sicuramente. E tra invece i sistemi posta piattaforma, e riguarda anche i decreti, perché proveremo a trovare una soluzione già per i decreti, per esempio c'è anche la possibilità di accompagnare le compagnie nei viaggi laddove queste riuscissero ad avere anche tramite la piattaforma degli inviti da enti organizzatori accreditati stranieri. Questo che significa? Significa oggi che le compagnie, dato che noi abbiamo un gap rispetto al resto del mondo, cioè nel senso che il festival e rassegne all'estero, specialmente le più prestigiose, sono avanti nella programmazione di 3-4 anni. Arriva oggi l'invito ad una compagnia, questa compagnia non sa se potrà usufruire del rimborso dei viaggi da parte del Ministero, per cui anche trovare la modalità per riconoscere, per permettere a una compagnia di poter accettare un invito e garantire che il Ministero sostiene e sosterrà questa tournée è un altro dei facilitatori, non un risolutore di problemi, diciamo un facilitatore per la risoluzione del problema. Va bene, direi che abbiamo detto quasi tutto. Un po' di corsa, spero di essere stata chiara. Sì, comunque per aggiornamenti poi ci risentiremo. Assolutamente sì. Grazie mille. Niente.